Quest'anno, dopo aver fritto di tutto, partendo dal gelato, alla festa del fritto del quartiere della Tombaccia è stato il raviolo fritto, il re del decennale della manifestazione. Il raviolo fritto con due farciture, giusto? Giusto. Allora, una alla Nutella e una alla marmellata e frutti di bosco. Mamma mia, una leccornia di quelle. Buonissimi. Ma quale va di più? Chi vince tra frutti di bosco? Diciamo, sì, forse Nutella. Forse però, Nutella, però siamo lì, dai, siamo lì. Oh, anche qui regole ferre per la frittura, temperatura, tutto a regola d'arte. Tutta regola, oramai siamo... Ormai siete rodate. 10 anni di festa, forse una delle più recenti come nascita, ma da subito partita con numeri impressionanti di partecipazione. Ogni anno, nei giorni di allestimento, migliaia e migliaia di persone si accalcano allo stand gastronomico per assaggiare quello che gli specialisti del fritto ogni anno portano qui: carne, pesce, verdure pastellate, patatine, insomma, il bengodi dei golosi. Sono andato un po' tutto, piedine, fritti, ma quello che va di più è il fritto di pesce, quello che va per la maggiore. Più o meno come quantità siamo sui 3 quintali, quindi siamo andati abbastanza bene. Un traguardo importante è quello dei 10 anni della manifestazione che volontari e soci dell'associazione Quaidla dal Fiume, sulle cui spalle grava tutta l'organizzazione, hanno voluto festeggiare in modo particolare, offrendo, nella serata conclusiva di domenica scorsa, un bicchiere di bollicine per un brindisi gigante con tutti i presenti e i volontari. Siamo esausti ma contentissimi perché effettivamente c'è stata la presenza, penso, più ampia rispetto a tutti gli anni addietro, insomma, effettivamente è stato un successone e ho visto nelle facce di tutti coloro che ci hanno dato una mano, dei volontari eccetera, che diciamo un bel sorriso. Chiusa questa edizione, già si incomincia a pensare alla prossima. Certo, certo, già pensiamo alla prossima. Stavamo giusto pensando oggi a che tipo di fritto promuovere, giusto perché per metterci insomma nei binari che ci portano al 2020. Oltre al fritto non è mancato nulla tra gli ingredienti principali della ricetta per la buona riuscita dell'evento. Il ballo con la musica di grandi orchestre come Riccardi, spazi giovani dove ogni sera band giovanili facevano musica un po' più accattivante per la loro età, espositori di artigianato locale e un'area dedicata ai bambini con giostrine e gonfiabili. Una festa, quindi, veramente per tutta la famiglia. È una delle belle feste dei quartieri della nostra città, qui al di là del fiume, ma in realtà è sempre città di fano a tutti gli effetti, ma quello che mi piace è che qui abbinano il quartiere verso la campagna con le tradizioni del mare, il fritto, è un legare il mare con diciamo, i quartieri al di là del fiume.